Bene, quest'oggi abbiamo fatto due partite e una ieri pomeriggio. Le tue compagne chiaramente sono molto simpatiche. E allora, iniziamo a dire ieri un po' come è andata. L'Under 16, avete giocato a Grande Casola contro i Pisonie. Allora, abbiamo fatto 4 set, il primo set siamo andati bene, abbiamo tenuto la battuta, mentre questo è quello che differenzia tutti i 4 set. Il secondo set siamo entrate poco convinte, avevamo la convinzione di aver già vinto e abbiamo lasciato il fondamentale della battuta e anche in difesa. Il terzo set, buono l'attacco, pochi errori e fondamentale di battuta abbastanza bene, mentre il quarto set, scusate, siamo andate abbastanza lisce su tutti i fondamentali. Bene, poi oggi abbiamo avuto due partite, alle 4 abbiamo giocato la Winter Cup contro il Ponte Simula e a seguire abbiamo giocato contro il Palazzolo in alle 18. La prima partita abbiamo perso 3-0, come mi dici di questa partita? Allora, per me questa partita è stata una partita buona, nel senso che eravamo convinte, nel primo set siamo state capaci di tenere testa all'avversario, nel secondo set la perdita per me è stata dovuta anche ai primi momenti della partita, dove nella prima fase eravamo 6-1 per loro, questa causa della rincia. Il secondo set, appunto questo, mentre l'ultimo set siamo partite molto bene, convinte, aggressive in campo e alcuni piccoli errori ci hanno fatto perdere sul 26-24. Abbiamo fatto 3 errori consecutivi noi. Sì. Esatto. Infatti stiamo lavorando molto sul concetto del cambio palla. In questa fase qua, qual è il fondamentale che ci penalizza di più? La ricezione. La ricezione? Secondo te? No, dipende dall'attacco perché non sappiamo gestire le palle. Ci capita spesso il terzo tocco in attacco dove abbiamo l'opportunità di cambiare palle lì. Ancora non riusciamo a concretizzare. Mentre poi l'ultima partita, nel 18 contro il Palazzolo abbiamo vinto 3-0. Nel parziale sembrerebbe abbastanza facile come partita, nonostante all'andata abbiamo molto tribolato, non ci comunque vincere 3-2. La squadra che settimana scorsa ha battuto il Venizzone 3-1, quindi non era scontato che non vincessimo, e come l'hai vissuta? Allora, il primo set siamo entrate sempre convinte, a differenza dell'andata abbiamo giocato molti mani fuori e anche in difesa sulla linea siamo riusciti abbastanza bene, abbiamo stabilizzato quindi il fondamentale del muro e della difesa. Il secondo set mi sembra 25-10, quindi abbiamo tenuto il basso, nonostante loro quando noi sbagliavamo appunto si motivavano molto. Mentre il terzo set, anche qua i cartelli sono molto bassi, perché abbiamo fatto capire che comandava. Bene, nella prima partita l'ho fatto battere in salto spin, nella seconda partita ho fatto battere salto flop. Quali pregi e difetti o problematiche trovi quando batti in spin? Spin ha paura di sbagliare. Hai paura di sbagliare spin? Perché? Non lo so, cioè ho paura di sbagliare anche con la flop, però con la spin ho paura di lanciarmi il lancio troppo in avanti e finire nel campo. Ci sta. Allora, la battuta flotta è una battuta tecnica e di conseguenza ha un certo valore tattico. La spina, ragazza mia, vado e tiro. E tiro per fare tutto. Gli errori fanno parte della tua crescita. No. Ok, questo per dirti. Ti auguro una buona serata. Grazie. Bella brava. Grazie. Ciao. Ciao. Complimenti. Grazie.